la giornata che oggi si presenta bella come tempo ci permette di passare una giornata tranquilla, soprattutto se speriamo che la tranquillità derivi dal disinnesco dell'ordigno. E l'organizzazione di questo giorno è stata abbastanza complicata, non semplicissimo, tant'è vero che il nostro sindaco è dovuto andare più volte in prefettura a riunioni, presenti il prefetto, la protezione civile, la Croce Rossa, per poter organizzare tutto. La gente è abbastanza disponibile, direi, si presenta, viene. Noi abbiamo organizzato sia la parte per accogliere i malati di Covid, sia la parte invece per le persone normali che sono state sfollate. Direi che il tempo ci sta aiutando e speriamo che tutto questo si risolva nel migliore dei modi. A detta degli artificieri, l'ordigno che devono disinnescare non è più semplice. Uno dei tre ordigni, a detta di loro, pericolosi, sul quale hanno dovuto intervenire in questi ultimi anni. Oggi il nostro gruppo è impegnato a dare una mano più che altro per il servizio mensa e la cucina, perché ci è stato richiesto e noi come sempre siamo disponibili ad aiutare nei momenti di bisogno, come sempre la nostra associazione ANA ha dimostrato nel corso degli anni in tutte le varie occasioni che si sono presentate, quando ci sono calamità o delle necessità come questa di una disattivazione di un ordigno bellico, per cui ci hanno interpellato e noi abbiamo risposto presente come sempre. Ci sarà anche un servizio mensa, cosa avete preparato da mangiare? Beh, il servizio mensa prevede un tipico arancio alpino, che prevede un primo, sarà una pasta asciutta tipica e poi ci sarà la salsiccia con un contorno di insalata per tutti quelli che si presenteranno qui in questa struttura per ricevere almeno un pasto, perché si prevede che la giornata sia abbastanza lunga in quanto l'operazione di disinnesto dell'ordigno si presenta abbastanza complessa, per cui confidiamo molto negli specialisti che si sono presentati a fare questa operazione e siamo sicuri che faranno del loro meglio perché questo avvenga nei tempi più brevi possibili.